Oggi torniamo a parlare di economia e finanza in chiave culturale e di politica economica, andando ad analizzare una saga cinematografica tra le più iconiche, e cioè Tron del 1982 e il sequel Tron Legacy del 2010, entrambi firmati Disney. Sono tutti e due film da vedere, soprattutto il primo, ormai è diventato un film di culto per gli amanti dell'informatica, mentre il secondo è più incentrato sull'ambientazione, gli effetti speciali e le musiche. Però per i nerd dell'economia, all'interno di questi film si cela un messaggio di politica economica molto interessante. E allora, in questo video, andiamo a vedere cosa hanno a che fare Tron e Tron Legacy con l'economia e la finanza. Se vi piace il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro, sempre qui con voi, con nuovi argomenti sull'economia, la finanza e gli investimenti. Il primo Tron narra la storia di Kevin Flynn, un geniale programmatore della Encom Corporation, il quale inventa un bellissimo programma di videogiochi che gli viene però sottratto da un collega canaglia che fa carriera al posto suo. Flynn crea quindi un programma hacker, Clue, per cercare di trovare le prove di questa sottrazione nel sistema centrale della Encom. Quando Clue viene distrutto, Flynn va più a fondo e si ritrova digitalizzato all'interno del sistema. Flynn scopre che l'intero sistema Encom è dominato da un programma centrale, Master Control Program, MCP, un programma che Flynn stesso aveva scritto assieme al suo mentore anni prima come programma di scacchi e la cui intelligenza artificiale si era evoluta fino a prendere il controllo dell'intero sistema. Master Control è un despota, controlla tutto e tutti, si appropria dei programmi e li rende schiavi, costringendoli a competere in giochi mortali. Dopo mille peripezie, Flynn e i suoi compagni, tra cui appunto Tron, un programma di sicurezza, riescono a distruggere Master Control e a rendere il mondo digitale libero da sovrani. Il secondo Tron vede come protagonista Sam Flynn, il figlio di Kevin Flynn, il quale va in cerca del padre scomparso molti anni prima. Sam viene anche lui digitalizzato e si ritrova all'interno del mondo digitale, detto la rete, dove era scomparso suo padre. Sam si accorge che la rete non è affatto un mondo libero, ma è controllata da un nuovo despota, Clue, il programma hacker che suo padre Kevin Flynn aveva riprogrammato per aiutarlo a ricostruire la rete dopo la distruzione di Master Control. Viene fuori che Clue a un certo punto si ribella e assieme a un combattuto Tron prende il controllo del sistema, manda in esilio Flynn e reimpone la pratica di Master Control dei giochi immortali, tra cui le gare di moto, le cui scie hanno dominato gli screensaver dei vecchi PC per tanti anni, perché è abbastanza vecchio da ricordare. Sam ritrova suo padre e insieme riescono a fermare Clue, anche se però questo costa il sacrificio di Kevin Flynn e la distruzione della rete. La saga di Tron può essere interpretata in vari modi. Sicuramente un livello di interpretazione è quello dell'evoluzione della tecnologia da un sistema chiuso a un sistema aperto. Però questa contrapposizione tra sistemi chiusi e sistemi aperti, secondo me, può essere anche applicata all'economia. Infatti, in Tron e nel suo seguito, Tron Legacy, io vedo una trasposizione del pensiero economico e politico di quegli anni. Il primo Tron è del 1982. Un anno prima, 1981, Ronald Reagan diventa presidente. Dopo tanto tempo, praticamente dopo i 30 anni gloriosi di politiche keynesiane a forte intervento dello Stato, l'umore è cambiato. Reagan viene eletto con un mandato ben preciso. Il governo è il problema. Il big government, che per tanti anni ha occupato molti settori dell'economia, mentre la banca centrale puntava alla massima occupazione, anche a discapito dell'inflazione, d'un tratto va all'incontrario. Uno Stato interventista che controlla tutto è la causa dei nostri mali. Vogliamo smantellare tutto e creare il libero mercato. Dal mio punto di vista è evidente il parallelismo tra la presenza asfissiante dello Stato nell'economia e la Master Control Program in Tron. La MCP è lo Stato che è cresciuto nel tempo, è entrato in cose che non gli competevano, ha assunto troppo potere. Nel primo film Tron spesso il protagonista parla di free system, sistema libero, che ovviamente riecheggia nelle menti degli economisti come il concetto del libero mercato meglio conosciuto come neoliberismo. Kevin Flynn è l'imprenditore che combatte contro l'onnipotenza dello Stato per un sistema libero, un sistema dove, liberi dalle catene della pubblica amministrazione, gli imprenditori possono fare libera impresa e creare un mondo migliore. L'atmosfera cupa che accompagna il film scema verso la fine, quando torna la luce nella rete e il colore blu prende il posto del colore rosso, il colore che invece si riferiva a Master Control. Guardate, nel 1982 la spesa pubblica in America tocca l'apice. Il massimo prima era stato raggiunto durante la guerra. A questa spesa pubblica crescente si accompagnano due cose. La prima sono le tasse, perché in America dal secondo dopoguerra in poi le tasse erano belle alte. Avevano raggiunto il 90% come scaglione marginale massimo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli anni 50 e 60. Ed erano state abbassate da Kennedy comunque al 70%, che oggi sarebbe considerato una confisca. Ma non è solo quello, perché gli americani non devono solo pagare uno scaglione alto, devono anche subire l'inflazione. Gli anni 70 sono chiamati gli anni della grande inflazione, circa il 7% medio all'anno dovuta all'abbandono del gold standard, alla guerra del Vietnam, alle spese sociali. Ma il problema di avere tasse alte e inflazione alta è che gli americani pagano sempre più tasse. Farò un video solo su questo tema perché è importante. L'inflazione fa sì che il reddito cresca sia stipendi che reddito da capitale, ma se aumenta il reddito si pagano anche più tasse, giusto? E la fregatura è che si pagano più tasse sull'inflazione, quindi non su un guadagno reale, con il risultato che in termini reali, dopo le tasse, il potere d'acquisto sia degli stipendi che del capitale è più basso di prima. In breve c'è stato sì un guadagno, ma è finito in tasse, specialmente per via del sistema degli scaglioni progressivi. Attenzione perché questo ha un effetto importante sulle finanze pubbliche. Guardate qua, lo Stato si ripaga il debito in questo modo. Sì, spende tanto, ma la combinazione di tasse alte e alta inflazione fa sì che gli torni indietro comunque di più. E durante gli anni 70 il governo americano si ripaga parte del debito, mettendola in quel posto a obbligazionisti e lavoratori. Ma è una vittoria di Pirro perché ovviamente nessuno si fida più dello Stato. All'inizio degli anni Ottanta, prima in America, poi in Inghilterra e poi nel resto d'Europa, è chiaro che lo Stato non è più quell'aiuto all'economia che era stato nel secondo dopoguerra, ma è diventato un problema e va smantellato. Se ci pensate, questa atmosfera cupa la si ritrova anche in altri film dell'epoca. Il primo film di Guerre Stellari, del 1978, ha più o meno una trama simile. C'è un governo centrale, l'impero, cupo, dispotico, senz'anima, che cerca di schiacciare un gruppo di ribelli che lottano per la libertà. Ecco, anche in Tron si ritrova questo tema. Non nello spazio, ma nel mondo digitale. Fiondiamoci adesso, 30 anni più avanti, arriviamo a Tron Legacy. Anno 2010, nel mondo reale l'economia mondiale si sta riprendendo da una delle più grandi crisi finanziarie di sempre, che ha rischiato di causare una depressione peggiore di quella degli anni 30. Nel mondo digitale di Tron Legacy, Sam Flynn ritrova il padre, che si era perso nel tentativo di creare il mondo perfetto, libero da vincoli, ma si accorge che qualcuno ha colmato il vuoto. Il sistema non è rimasto libero. Il vuoto lasciato da Master Control è stato occupato dai programmi ribelli che hanno preso il controllo del sistema. Chi sono questi programmi? Beh, è una bella domanda perché nel film il programma hacker che prende il controllo, Clue, ha le stesse sembianze di Kevin Flynn. È lui, ma non invecchia. È come se fosse una parte di sé che non riesce a evolversi, non riesce a capire che le cose sono cambiate e messo sotto pressione si ribella e va avanti con la sua missione. Creare un mondo perfetto, costi quel che costi. Quindi chi è Clu? È l'impresa creata dall'imprenditore che da piccola impresa è diventata una mega corporation, da oppressa è diventata oppressore? Io ci vedo qualcos'altro in realtà, e cioè che Kevin Flynn... Crea questo mostro e poi è lui stesso che lo deve combattere. Ronald Reagan non era in grado di portare avanti un piano economico del genere da solo. Era aiutato da Milton Friedman, un esponente di punta della scuola di Chicago. Vi ricordate della scuola di Chicago? Ogni tanto ve ne parlo perché è molto importante da un punto di vista finanziario. La scuola di Chicago dice che il mercato è sempre efficiente e quindi le osservazioni dei movimenti del mercato non sono solo dati a caso, come direbbe Buffett per intenderci, ma sono dati che ci dicono qualcosa di come pensa il mercato. Ecco quindi che posso ingegnerizzare l'economia e la finanza, che a quel punto diventa una scienza, e costruisco un sistema che non si basa più sull'intuizione come era una volta, ma su delle assodate formule matematiche, create in accademia, testate sui dati e date in mano al sistema finanziario. Questo sistema scricchiola però più volte. Scricchiola nel 1987, quando i programmi di assicurazione contro i crolli di mercato... Causano il peggior crollo giornaliero della storia. Scricchiola nel 1998, quando uno dei più grandi hedge fund del mondo, gestito da un gruppo di geni della finanza, tra cui addirittura due premi Nobel, rischia di affossare l'intero sistema finanziario americano e deve intervenire la Fed. E poi collassa definitivamente nel 2008 con lo scoppio della bolla finanziaria. E quegli stessi soggetti, dai banchieri agli accademici, ai dirigenti pubblici che avevano sostenuto il liberismo perché basato su una scienza, si ritrovano a doverne gestire le conseguenze. Hank Paulson, poco prima CEO della Goldman Sachs, è a capo del tesoro quando scoppia la crisi. Larry Summers, che era al tesoro quando è stata smantellata la legge che separava le banche di investimento da quelle commerciali e si ritrova nel Comitato per la riforma del sistema finanziario, David Swenson, il famoso gestore del fondo dell'Università di Yale, grande sostenitore del piccolo investitore e della buona gestione dei patrimoni delle istituzioni, che però 30 anni prima, fresco di dottorato, aveva creato il primo swap, lo strumento diabolico che ha reso la crisi così profonda. La lista è ancora lunga, ma quello che voglio dire è che sono gli stessi soggetti che, in buona o mala fede, secondo me molti in buona fede, avevano creato questo sistema che sono chiamati a metterlo a posto. Nella scena finale del film Tron Legacy, Kevin Flynn affronta Clu e Clu gli dice: Io ho fatto solo quello che mi avevi chiesto, ho portato avanti quello che volevi tu. Ed è vero, la crisi del 2008 non è frutto di una gigantesca truffa, una cosa alla Madoff per dire. Certo, siete di denaro smisurata e bassissima etica del lavoro, ma dovete capire che era tutto basato sui numeri. I numeri, i modelli come li chiamano, basati sulla teoria che il mercato è efficiente. Quei numeri supportavano le decisioni. Clu dice: Ho continuato a perseguire il tuo sogno del mondo perfetto. Kevin Flynn replica che non esiste un mondo perfetto e si fa esplodere insieme all'intero sistema. Un po' inquietante come finale, ma nella realtà scoppia una bomba simile. Ben Bernanke, il capo della Federal Reserve, manda al diavolo le teorie sul mercato efficiente e tutto il resto, e fa l'unica cosa che può funzionare. Spara dentro il sistema una montagna di liquidità e che Dio ce la mandi buona. Non molto tempo dopo, Shinzo Abe fa lo stesso in Giappone e Mario Draghi in Europa. E lì siamo rimasti, si naviga a vista. Finiamo con un finale così sconsolato? Non proprio. Sam Flynn, figlio di Kevin, riesce a salvarsi e porta con sé nel mondo reale un programma. La bellissima Olivia Wilde, macchina nel mondo reale. Sam se la porta dietro e le dice andiamo a salvare il mondo. Le teorie economiche vanno e vengono, i movimenti politici pure, i cicli economici sono una realtà da cui non si può scappare, ma alla fine ciò che conta è la tecnologia, la nostra capacità di fare sempre meglio le cose. Soltanto la tecnologia ci può salvare. Almeno, questa è la mia interpretazione della saga di Tron. Siete d'accordo o avete una visione completamente diversa? Fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Oltre a essere un nerd dell'economia e della finanza, sono anche un investitore. E se state cercando un modo per cominciare a investire da soli, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumulare Capitale, il videocorso dedicato a chi ha deciso di imparare a investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.